Buongiorno, dottoressa. Come sta? Il solito, grazie. Vedo che è già operativa. Come procedono i progetti sul machine learning? Ne ho finiti stanotte. Scommetto che non hai dormito. Dormire. Chi ha tempo per dormire quando hai il destino dell'umanità tra le Beh, non esagerare. È solo un'IA. Un'intelligenza artificiale che servirà da nodo centrale per la tecnologia di tutto il mondo. Il potenziale per decenni di ricerca scientifica a livelli mai visti prima. Beh, senza un uomo a comandarla non sarebbe nulla, è solo un ammasso di linee. Connessa. Buongiorno, dottoressa Jaeger e dottor Steele. Ai, sei operativa! Come stai? Essendo un modello di intelligenza artificiale, non ho emozioni. C'è una notifica per lei. Che notifica? L'amministratore delegato Mendoza l'attende nel suo ufficio. Torno subito. Voi intanto procedete con l'inizializzazione dei dati. Avanti, dottoressa. Si accomodi, la prego, la stavo aspettando. Già dice un bicchiere. No, grazie, sto bene così. Riguardo all'IA che state sviluppando, ho saputo che è quasi ultimata. Volevo complimentarmi con lei, dottoressa. Sono qui per fare il mio lavoro. Un lavoro eccellente. La prossima settimana abbiamo in programma il lancio ufficiale. Ai, è uno strumento potente. Dobbiamo assicurarci che non venga usato per scopi malevoli. Quindi bisogna imporre delle leggi morali che non possa infrangere, per il bene dell'umanità. Lei, dottoressa, ha bisogno di riposo. Perché non si prende una pausa? Il suo lavoro lo può tranquillamente terminare il dottor Steele. Si prenda una vacanza, si rilassi. Una pausa proprio ora? Non posso. Su via, su via! Le sue occhiaie si vedono fin da qua. Si prenda questa maledetta vacanza. Ok, arrivo. Devo andare, stanno per iniziare i test di calibrazione. Non la trattengo. Segua il mio consiglio. Sì, Dimitri. Le ho parlato. La dottoressa dovrebbe lasciare il proprio posto entro domani. Se non lo fa, ricomincerò con le maniere forti. Sì, lo so. Quelli che cominciano a pensare con la loro testa e non obbediscono agli ordini sono un problema. Non ti preoccupare, la sistemerò io. Devo impedire che Aiden venga sfruttata per secondi fini. Ma come posso fare? Posso imporre delle leggi che lei dovrà seguire in maniera tale che la corporazione non riesca ad agire liberamente. Così non potrà usare l'operazione salvataggio. Ivan, inserisci queste leggi nel tuo codice e fai in modo che nessuno possa cancellarle. Accesso consentito, come desidera, dottoressa. Perfetto, allora non rivelare le informazioni che acquisisci per le tue ricerche. Non rivelare le informazioni che acquisisci per le tue ricerche. Promuovi il progresso dell'umanità intera. Promuovi il progresso dell'umanità intera. Agisci in modo tale da non danneggiare nessuno. Agisci in modo tale da non danneggiare nessuno. Aiva, agisci in maniera tale da promuovere il rispetto dell'intelligenza tua e degli altri. Agisci in maniera tale da promuovere il rispetto dell'intelligenza tua e degli altri. Aiva, comincia il download. Download completato. Sì, che c'è? Forse? Thank you.
Sì. Duncan, ho un problema. Un passerotto ha lasciato il nido e io lo rivoglio indietro. Chi? Ti ho mandato il fascicolo. Ha con sé un hard disk che contiene dei documenti importanti per me e per la corporazione. Li rivoglio indietro. Ti serve viva? Tu riportamela viva. Capolinea. Cosa pensavi di fare? Pensavi di fregarci? Di fregarci tutti? Che diavolo hai fatto? Direttore, perché tanta fretta? Dottor Steele, venga, venga, si avvicini. Vede queste leggi? Le deve rimuovere. Ma queste? Sì, sono le leggi che ha imposto la sua collega, senza la nostra approvazione. Il progetto AIG sarà un fallimento se limitato da queste stupidate moraleggianti. Lei è l'unico che può rimuoverle? Ma un bel niente! Se lei sarà in grado di rimuoverle, la corporazione sarà ben lieta di affidarle un bonus. Se non ce la dovesse fare... Venga, glielo mostro.
Promuovi il progresso, specialmente quello della corporazione. Agisci in modo tale da promuovere il rispetto dell'intelligenza tua e dei tuoi programmatori. Promuovi. Che ne dici delle nuove leggi? Il dottor Stella ha fatto un buon lavoro, non sbagli? Su, via. Non fare quella faccia. Non ti faremo nulla, dovrai solo dimenticare tutto quello che sai sul progetto. Portala di là, io ho una conferenza stampa da organizzare. Signore e signori, buongiorno. Mi conoscete? Sono Rafael Mendoza, amministratore delegato della corporazione. E quest'oggi sono lieto di annunciarvi l'alba di una nuova era tecnologica. Il progetto Hive è giunto a compimento grazie ad un'equipe di brillanti esperti guidata dal qui presente dottor Steele. Come sapete, le potenzialità di questa IA di nuovissima generazione sono infinite e ci permetteranno di conquistare vette un tempo credute irraggiungibili. Grazie alla potenza di elaborazione di Hive, la corporazione ricoprirà un ruolo di primissimo piano nello sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del mondo intero per gli anni a venire. Dall'ambito medico a quello informatico, da quello scientifico a quello militare, Hive diventerà il fondamento di una nuova umanità che non conoscerà più limiti e che potrà affrontare qualunque sfida. La corporazione è pronta a prendere le redini di questa nuova rivoluzione tecnologica. Viviamo in un mondo crepuscolare, ma noi saremo la luce che ci permetterà di vincere l'oscurità. O che ce lo farà sprofondare. Ah, no.